al centro del mondo e al centro del mondo della polifonia rinascimentale c'è certamente la corte papale di Roma e la sua cappella. Uno degli esponenti più celebri di questa cappella fu lo spagnolo Cristóbal de Morales, che ebbe grande fama presso i suoi contemporanei. Secondo il teorico Juan Bermudo, era niente meno che la luz de España en la música, la luce musicale della Spagna. Un maestro che seppe unire in sé le virtù della tradizione musicale spagnola e quella delle altre tradizioni che incontrò a Roma. Proprio per questo lo stesso Bermudo ebbe a dire: «Si bien su música tenía el encanto y la sonoridad de la música española, no le faltaba al mismo tiempo nada de la profundidad, la perfección técnica y el artificio de la música extranjera». Che significa? Significa che nella musica di Morales ritroviamo non solo l'incanto e la ricchezza sonora, il fasto sonoro della tradizione spagnola, ma anche la profondità di dottrina contrappuntistica, la perfezione tecnica e l'artificio di quella che Bermudo definisce la musica straniera e che di fatto è un riferimento alla tradizione franco-fiamminga, che era la tradizione forse più autorevole nella musica polifonica europea tra 4 e 500. Secondo un'altra testimonianza dell'epoca di Ludovico Zacconi, un altro grande teorico come Zarlino avrebbe detto di Morales che aveva arte, contrapunto e buona modulazione. Insomma, la musica di Morales, anche per i palati più esigenti dell'epoca, aveva caratteristiche di assoluta qualità. Morales al centro del mondo. E qual è il centro del mondo musicale del Rinascimento in quell'epoca? La Cappella Pontificia, quella che poi più tardi si chiamerà la Cappella Sistina, prendendo il nome dall'ambiente architettonico che tutti conosciamo. Morales fu lì in un decennio, 1535-1545, come membro della Nazio Hispanica, cioè della componente di provenienza spagnola di una cappella che era internazionale per vocazione. In particolare aveva tre grandi famiglie, quella spagnola, a cui appunto apparteneva Morales, quella francese franco-fiamminga e quella italiana. Quindi l'interesse di luoghi come la Cappella Pontificia sta proprio nell'incontro di queste culture, di queste civiltà musicali. Come vedremo ripetutamente nei concerti e nei programmi di questo festival, la musica viaggia, si sposta con i compositori, con i cantori, con i manoscritti e le stampe. Non dobbiamo mai pensare che solo nella nostra epoca ci sia mobilità. Mobilità è sempre esistita e ha sempre segnato le vie della musica. La cappella papale, naturalmente, come tutte le cappelle di corte, è costruita intorno alla figura del governante, del regnante. Può essere un principe, un imperatore, un duca, in questo caso naturalmente il pontefice. Lo segue nelle liturgie, nei suoi spostamenti, nelle processioni e anche in spostamenti al di fuori di Roma. Per esempio Morales seguì Papa Paolo III a Nizza in occasione di un'importante missione diplomatica, di fatto, e anche a Loreto, che come tutti sappiamo è un luogo di pellegrinaggio tra i più importanti della cristianità. È interessante notare che gli anni di Morales a Roma, appunto come abbiamo detto, circa 1535-1545, e quindi nella Cappella Sistina, sono gli anni in cui Michelangelo dipinge il Giudizio Universale. Aveva già affrescato la volta ai primi del secolo e proprio tra 1536 e 1541 invece si dedica alla parete che appunto tutti conosciamo con il Giudizio Universale. Allora è suggestivo pensare alla Missa Pro Defunctis, Requiem, che costituisce un po' il centro del programma di questo concerto, alla luce di quella visione, come un riecheggiare a livello sonoro tutto quel mistero dell'uomo sulla soglia dell'aldilà, sulla soglia dell'eternità. La Missa Pro Defunctis a 5 voci fu pubblicata da Morales nel 1544 nel suo secondo libro di messe dedicato appunto a Papa Paolo III.
Di solito a quest'epoca il repertorio polifonico dedicato ai defunti, alle celebrazioni per i defunti, ha alcune caratteristiche particolari e Morales non sfugge a questo. Siamo in un'epoca in cui del resto c'è un certo convenzionalismo, cioè si cerca la qualità attraverso l'adesione ad alcune convenzioni condivise. E tra le caratteristiche principali della musica da requie, diciamo così, c'è una certa limitazione di mezzi, un rifuggire dagli eccessi e in particolare un riutilizzare pressoché invariabilmente le melodie gregoriane proprie della liturgia per i defunti e costruire intorno un tessuto polifonico. In questo caso, ad esempio nel Kyrie, ritroviamo la melodia a valori lunghi nella voce più acuta, quindi sonoramente in modo esposta, resa evidente, e naturalmente sotto questa voce, che è come un omaggio alla tradizione della liturgia, si costruisce un tessuto contrapuntistico ricchissimo e ovviamente anche carico di emozione. A volte ne risulta un tessuto imponente, statico, come avviene per esempio nel Kyrie, altre volte c'è più movimento, quando abbiamo testi più lunghi, come ad esempio nell'offertorio Domine Jesu Christe. A volte Morales si limita quasi a un faubourdon, quasi a un'armonizzazione molto scarna e semplice della melodia preesistente, come avviene per esempio nell'Agnus, soprattutto nei primi due Agnus. Gli studi più recenti sul repertorio per i defunti di questo periodo ci dicono che la musica pro defunti, sopra mortuis, aveva una doppia polarità. Da una parte l'aspetto della tristezza, dall'altro quello della dolcezza, quindi il lutto e la consolazione. E certamente ritroviamo entrambi questi aspetti nel Requiem di Morales. Si potrebbe quasi dire che restare ancorati alle melodie gregoriane e quindi riportarle integralmente, metterle in evidenza nel tessuto polifonico, sia un modo per sfuggire ai possibili eccessi di questa doppia polarità, no? Come se si volesse evitare di lasciarsi trasportare da un pathos eccessivo da una parte e dall'altra cercare una consolazione, una suavità che prescinda dalla gravità inevitabile del tema. Quindi l'uomo di fronte al suo destino eterno, e mi sembra inevitabile pensare alla mano levata del Cristo al centro del giudizio universale di Michelangelo. Al rigore, ad esempio, del Dies Irae eseguito in forma monodica, Morales non ne fa una versione polifonica, si contrappone però il successivo Pie Jesu polifonico estremamente commovente.